Eccoci a parlare con Giovanni Benedetto. Andiamo subito al cuore del problema. Intanto non mi pare che sia stata Giovanni una giornata di grandi sorprese, al di là di Scafati che ha preso questa bella abitudine di buttare nel canestro all'ultimo istante un tiro da tre e quindi è stata l'unica vittoria esterna. Ha un significato secondo te che sia stata... È il segnale di un cambiamento o è un caso che una sola vittoria esterna? C'è qualcosa che secondo te può aver influito su questa unicità di risultato? Diciamo che Scafati è diventata una squadra diversa da quando aveva noi, perché tra Barreto Spinelli, tra il nuovo americano, tra la struttura che aveva già comunque creato all'inizio dell'anno, una squadra di proprio spessore, cioè una squadra che doveva stare in testa alla classifica per capacità e struttura di squadra. Quindi che loro riescano ancora a vincere fuori casa, poi Spinelli riesce sempre a risolvere la partita, l'ha risolta con noi in casa facendo un canestro da 3 punti da 8 metri e l'ha risolta a Roseto facendo un Infatti, canestro sempre da 3 punti all'ultimo decimo di secondo. Quindi la qualità è un giocatore che ha fatto nazionale per tanti anni, che ha sempre giocato in Serie 1, quando scende poi di categoria, se un giocatore che ha l'esperienza che ha lui la riesce a mettere a disposizione della squadra, poi diventa determinante e fondamentale. Che si vinca molto in casa mi sembra una cosa abbastanza normale nel giorno di ritorno, perché di solito poi si diventano sempre più rare le partite in trasferta, proprio perché il risultato e il peso di ogni singola partita è maggiore, quindi diciamo che chi va fuori casa sa benissimo che incontrerà maggiori difficoltà. Diciamo che il campionato non fa altro che esprimere i valori che comunque sono stati modificati diciamo dalla fine della giornata d'andata. Cioè, tutte le squadre che sono rinforzate in maniera così evidente stanno iniziando a vincere, vincono in casa e quindi le partite in trasferta diventano sempre più difficili da vincere. il calendario 4 in casa, 4 fuori, che suggerimenti dà? L'allenatore è sempre preso dalla partita e quindi credo che insomma, sia una delle ultime preoccupazioni. Ma naturalmente io qui cerco di rappresentare un po' la voce di chi non fa l'allenatore e quindi ha delle curiosità, io molte volte dico delle apprensioni. Il calendario 4 più 4 cosa ti suggerisce? Ad essere sincero, siamo alle ultime 8 partite. Mi sembra che quasi tutti abbiamo 4 partite in casa e 4 partite fuori in trasferta. Diciamo che dobbiamo cercare di affrontare soprattutto la prossima contro Imola, perché noi avremo 7 delle prossime 8 partite con squadre che stanno in questo momento dietro di noi. Quindi noi affronteremo la seconda parte della classifica, la affronteremo in queste ultime giornate di campionato, tranne il Corravenna che in questo momento ci supera e ci sta sopra. Quindi abbiamo incontrato tutte diciamo, le migliori fino ad oggi e abbiamo giunto penso, solamente 2 vittorie. Adesso dobbiamo cercare di recuperare e cercare di far valere il fatto comunque di essere davanti a 7 delle 8 squadre che andremo a incontrare da qui alle prossime 8 giornate. Ecco, quindi giustamente questa è una considerazione importante perché evidentemente, come possiamo dire, dà un'idea di minore difficoltà. Io non ho detto di maggiore facilità perché mi avresti chiuso il telefono, di minore difficoltà perché conosco bene, poi, ma giustamente la filosofia che insomma l'abbiamo visto, no? Insomma, Scafati, Latina, forse lo stesso Matera ancora. Poi le potenzialità ci sono e uno non sa mai in quella giornata come le sviluppa queste potenzialità. Ma veniamo all'ultima domanda che è un po' quella più generale. Io ho seguito con attenzione, devo confessare, seguo con maggiore attenzione le interviste dopo la sconfitta perché io vado sempre alla ricerca spasmodica, ne abbiamo parlato qualche volta in conversazioni dirette, vado sempre nella speranza che il Gaetano di turno, il Giovanni di turno, dicono sì, ma comunque, questo Giusva, non preoccupatevi, io divento molto ragazzino con lo sport e quindi il poter ascoltare non preoccupatevi è sempre molto rassicurante. Io, avendo seguito le tue interviste, mi sono posto una domanda che ora giro a te evidentemente, che è questa. A Ferrara, mi pare, correggimi naturalmente se non sono nel solco dell'esattezza del tuo pensiero. A Ferrara, insomma, la Viola ha giocato una partita fuori da ogni regime. Io mi ricordo delle tue parole, miracolo sportivo, e allora mi sono posto un po' questo quesito.
non stiamo facendo in questo momento il miracolo sportivo. Peraltro, senza essere blasfemi, i miracoli non sono una roba da supermercato, cioè prendi uno, come si dice, prendi tre e paghi due, insomma, i miracoli sono le cose importanti, avvengono nei momenti importanti. Però la domanda che ti faccio, Giovanni, è questa. Tu sicuramente sei ancora più degli altri quello che può riportare, non dico a livello di miracolo, ma riportare la viola nelle vicinanze del rendimento. Tu certamente vorrai portarlo nella pienezza del rendimento, ma nelle vicinanze di quel rendimento che ti fece parlare di miracolo sportivo. E aggiungo, c'è per caso ci può essere qualche elemento nuovo, qualche ostacolo nuovo su questa strada? Allora, io penso che di miracolo sportivo possiamo ancora parlare, perché le strutture e le squadre sono decisamente cambiate dall'inizio del campionato. Noi siamo rimasti con la stessa identica struttura, abbiamo inserito un ragazzo giovane, forse inseriremo un altro altrettanto giovane, ma siamo rimasti con una struttura perfettamente identica. Abbiamo fatto e abbiamo mantenuto il budget all'interno dei nostri limiti. Siamo stati virtuosi nel costruire la squadra, quindi poi i miracoli bisogna anche rapportarli e cercare di capire se effettivamente così è stato, ma solamente alla fine del campionato. Oggi onestamente ci godiamo una posizione in classifica di tutto rispetto, siamo comunque ancora, diciamo, attaccati alla parte alta della classifica molto di più che alla parte bassa. E abbiamo l'opportunità nelle ultime otto partite di chiudere in bellezza questo campionato, quindi quello è la prospettiva che ci diamo, è la prospettiva che abbiamo, è quello che vorremmo fare, è quello che vorremmo ottenere. Poi certo, miracolo sempre, quando dico sportivo è proprio lo specifico sportivo, perché è una cosa che comunque rimanere nell'ambito sportivo, nello scherzo, nel divertimento, cioè non dico miracolo proprio perché mi piace giocare un po' con le parole, però oggi bisogna, secondo me, essere contenti di quello che siamo riusciti a fare. Certo, sicuramente non siamo contenti dell'ultima prestazione offerta in diretta nazionale e davanti alle telecamere di Sky. Quello è una cosa che non fa felice me, non fa felice i miei atleti, non fa felice la mia dirigente, la mia proprietà, non fa felice i miei tifosi. Quindi mi sembra ovvio che oggi abbiamo molto da recriminare, abbiamo molto da pensare e abbiamo molto da lavorare, perché quel tipo di partite non ci piace, non vorremmo più rivederle, quindi diciamo che oggi il nostro obiettivo è cercare di essere un po' più squadre, come altrove abbiamo dimostrato per tante partite in tutto questo campionato. Bene, quindi insomma si può riprendere, chiamiamolo percorso virtuoso, così è molto meglio. Si può riprendere sicuramente, sì, si può riprendere quel percorso virtuoso, e questo naturalmente rasserena gli animi e in modo particolare ci consente di lasciare aperta la speranza sempre con i piedi per terra, cioè sempre tenendo conto che il settimo posto di oggi è un gran risultato, probabilmente guardare più in alto non fa assolutamente male. Bene, Giovanni, io ti ringrazio per questo. Bisognerebbe guardare con tranquillità a quello che questa squadra è riuscita a fare fino ad oggi, e avere troppe come dire, aspettative, secondo me non va bene né ai tifosi, né alla mia proprietà, né alla società, né tra gli stessi. Bisogna cercare di capire se la squadra effettivamente riesce a dare sempre il massimo. Questo non è capito venerdì scorso, quindi lì bisogna bacchettare, bisogna fare un mea culpa, ma per il resto mi sembra la squadra abbia mantenuto quello che onestamente anche un po' di più di quello che in effetti mi potevo aspettare all'inizio, però il campionato ancora non è finito, ci sono otto partite da disputare, poi alla fine di queste otto partite, ripeto, tireremo giù la linea, verifichiamo chi effettivamente è riuscito a dare quello che ci aspettavamo, chi è stato al di sotto, chi è andato invece meglio, per riprogrammare una nuova stagione in questa nuova Serie A2 che ancora non si capisce bene come sarà strutturata. Sì, come poi questo è un altro di quei discorsi che forse è un po' più difficile lavorare, in teoria non sappiamo ancora neanche quale posizione di classifica dobbiamo tenere sott'occhio, quindi perché se addirittura, lo diciamo a beneficio dei tifosi, se addirittura si dovesse arrivare
a un discorso di 6 della Gold o di 8 della Gold e 6 della Silver, insomma, addirittura anche le parti alte della classifica avrebbero una certa flessibilità nel dire qual è l'ultimo posto importante. Però insomma, così vanno le cose, forse così è inevitabile che vadano, ci saranno difficoltà oggettive che non riusciamo a capire, per cui non si può dire retrocedono queste e sono promosse queste altre. Però insomma, bene Giovanni, ti ringrazio naturalmente perché è stato il solito momento di confronto. In questo caso ci permettiamo di dire un po' sintesi di tutte le interviste, immagino siano state tante, hai dovuto più volte purtroppo ripetere le parole su Ferrara, e quindi da un punto di vista non tecnico è stato sicuramente un momento impegnativo.